Ma che tipo di opposizione sarà? Beh, un'opposizione nell'interesse della città, dei cittadini, un impegno forte per migliorare i servizi, per portare avanti in Consiglio Comunale tutti gli atti che la città attende. Lui ha messo tra le sue priorità bilancio e situazione nei cimiteri. Beh, lo aspettiamo alla prova dei fatti, ha fatto tante promesse in campagna elettorale, adesso chiederemo che le rispetti. Ecco, a proposito dei nomi che si vociferano per la giunta, lei cosa ne pensa? Ma mi auguro che il sindaco faccia scelte di qualità, di persone competenti, in grado di affrontare per i diversi settori i problemi e le emergenze della città di Palermo. Oggi proprio ha parlato di competenza e di priorità nella competenza, però c'è il rischio, dal mio punto di vista, che venga pressato dai tanti partiti che lo circondano. Ma è evidente che possa essere pressato dai partiti che lo hanno sostenuto, ma è altrettanto evidente che la scelta tocca al sindaco. Invece, tornando al tipo di opposizione, per voi quali sono le situazioni da mettere subito in chiaro? Ma sono tante le emergenze, a partire da quella dei rifiuti. Dobbiamo affrontarla tutti insieme e trovare una soluzione che si troverà soltanto se anche la regione siciliana fa la sua parte. Bisogna ricordare che il presidente Musumeci fin qui non ha fatto la sua parte, non c'è ancora un vero piano di smaltimento dei rifiuti che individui gli impianti necessari affinché i sindaci, non solo a Palermo ma in tutti i comuni siciliani, possano provvedere in maniera efficiente ed efficace al servizio di igiene pubblica. Per concludere, si può parlare di crisi al centro-sinistra? Ma il Partito Democratico è il primo partito a Palermo, grazie alla candidatura di tutte e 40 i candidati ha ottenuto quasi il 12%, un bel risultato. Quindi tutt'altro che una crisi, una grande affermazione, e porteremo avanti il programma del PD in Consiglio Comunale facendo un'opposizione intelligente, efficace, dura quando necessario.